Ed è arrivato il momento. Eccoci. Guardate qui inquadrato il nostro capitano azzurro, il Gorilla d'Avola. Luigi Busà e qui dietro Nello Maestri, che è pronto ad accompagnarlo sul tatami in veste di coach. Nello Maestri che fino a poco tempo fa, anche lui azzurro, pronto. Grande azzurro su tutti i tatami del mondo, che ci ha regalato tante gioie, e adesso invece in questa nuova veste da coach, e si sta dimostrando anche un grande coach. Ecco qui l'ingresso del Gorilla d'Avola, una gara incredibile quella di Luigi, delle eliminatorie da urlo. E ora ancora una volta è qui a giocarsi la finale. E sapete che vi dico? Abbiamo anche un video bellissimo che adesso chiedo alla regia di mandare mentre il suo avversario fa l'ingresso. Luigi Busà ha postato questo video. Che è postato da Laura Pasqua, sua moglie, che anche lei ci manca tantissimo, doveva essere qui a Istanbul sempre per lo stesso problematica legato ai tamponi. Questo è Gigi che fa la Let's sua go to the uscita dal tatami. Gigi si sente, ma final, baby. c'è After Luigi 1 che year, insomma baby. Let's grida go alla back to the finale fight now. contentissimo insieme a Vincenzo Figuccio e Nello Maestri subito dopo la semifinale, quindi la finale conquistata. La gioia di Gigi. Ecco qui il suo avversario. L'Uzbeko, Dastonbek Otabualev. Frattempo approfitto, la regia mi hanno avvisato che voi l'audio l'avete sentito tutto, del messaggio di Gigi, quindi non lo sentivo solo io, per cui meno male siete riusciti a sentire anche le parole di Gigi, tutto contento di essere approdato in questa finale. E noi siamo felicissimi di poterlo commentare, veramente tra i più grandi al mondo, mi permetto di dire anche il più grande azzurro. Gigi Busà ha vinto e continua a vincere l'inverosimile. E adesso, prima gara del 2021, ancora qui in finale alla Premier League di Istanbul. Intanto l'arbitro invita al combattimento. Prima sanzione per entrambi per passività. Forza Gigi. Sempre un po' d'ansia quando combatte Luigi Busà, perché da un momento all'altro ci può regalare veramente delle emozioni incredibili. Vedo che siete in tantissimi connessi, tutti per Luigi Busà. E qui arriva la seconda sanzione per entrambi, attenzione, doppio C2 qui per passività. Forza Gigi. Ecco Ci fanno sudare questo incontro, eh? Un minuto e mezzo al termine.
Ecco, il primo scontro tra i due, nulla di fatto. Parte Gigi. Sanzione per trattenuta all'uzbeko. Attenzione che sono tre. Alla quarta scatta la squalifica. Bellissimo questo punto di Luigi Busà. Tra l'altro, finalmente lo possiamo dire da questa mattina, la regia di Istanbul ci ha regalato il momento giusto proprio, è riuscito a cambiare inquadratura proprio in quel frangente, in quell'istante, quando il braccio sinistro di Luigi è andato a segno. Abbiamo visto chiaramente tutti quanti. Che bel punto, una scheggia, 1-0. Anche qui, attenzione. Non ho visto bandierine, ma sì, punti. Sono due punti per l'uzbeko. Per questo. Attenzione. Okay. Per questo Ciudan, dicevo. Una penalità anche per Luigi Busà. Tutti e due sono a tre. Rischiano e nel frattempo Gigi è sotto di un punto. Forza Gigi. C'è la video review richiesta per questo attacco di dell'Uzbeko. Per questo attacco di braccia sull'Uramavashi di Luigi Busà. Riguardiamolo. Eccolo. Ecco Luigi Busà stava chiudendo l'Uramavashi, invece allungato e chiuso di braccia l'uzbeko. Qua sembra essere uscito. Esatto, la risposta è no. No, va bene così. Il braccio è andato comunque oltre, non è negativo. Si resta sul 2-1, sono 16 secondi adesso al termine. Forza Gigi. Ricordiamo che allo Senshu basterebbe pareggiare per andare a casa la vittoria. Adesso però un richiamo ci deve essere, per il blu. Attenzione, richiamo, richiamo. E nessuno concorda con l'arbitro centrale. Quindi il richiamo non viene dato. Però qui c'è finalmente il calcio di Gigi Busà che quindi ribalta tutto. Attenzione, a 2 secondi dalla fine, ragazzi. Gigi Busà non è mai finito e non smette mai di stupire. Anche qui comunque ha dimostrato di essere veramente il più grande. Chi l'avrebbe mai detto? A 2 secondi dalla fine avere questa lucidità, questa precisione, questa voglia di dire la propria anche in soli 2 secondi. Vedete? Una sola tecnica, un solo istante può cambiare tutto quanto e può ribaltare le sorti di un incontro. Ce lo insegna ancora una volta il Gorilla di Avola, ce lo insegna ancora una volta il nostro capitano Luigi Busà, medaglia d'oro qui alla Premier League di Istanbul. La prima uscita del 2021, dopo un anno di stop, Luigi Busà si fa trovare pronto, in grande forma, lucido e va a conquistare alla grande questa medaglia d'oro. Riguardiamo gli highlights. Questo era il Ciudan che ha portato in vantaggio l'Uzbeko, ma qua c'è l'Uramavashi di Gigi Busà che ha ribaltato tutto quanto. Il Gorilla d'Avola è di nuovo sul tetto del karate internazionale.